Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati nella Great Armory. E scusate ancora per la mia voce che è messa ancora malissimo. Siamo tornati, non siamo tutti e cinque. E Kevin si è rotto il computer, poverino. E spacca problemi internet. Spacca problemi, non ce n'è uno a posto qui. Siamo riusciti a rapire tutti da casa sua. È la appunto. Andiamo. Quella linea di merda. E un computer bellissimo e una linea probabilmente bellissima. Alla fine del video lo bannerò. Ragazzi, è il video che aspettavate dalla notte dei tempi. Faremo, inizieremo a far vedere le vostre armi, quelle che ci avete mandato. Era ora. È arrivato forse il momento, dopo 40 anni. Quanto è passato? Sì, 40 anni. PS, ragazzi, se volete anche voi un'arma, non lo so, com'è che si dice? Volete inviarci un'arma personalizzata? Brava. Volete inviarci un'arma? Trovate sempre l'email in descrizione. Ha una parentesi. O il Facebook, brava che me lo ricorda. Una parentesi, queste armi non ve le passo. Me le hanno date gli iscritti. E sono personali, non le usiamo neanche esatto, noi. Esatto, non ve le passo. Quindi queste qui sono proprio, saranno mie esclusive, ve le faccio vedere. E proprio piangerete per averle, ma non ve le passerò. Mi dispiace. Allora, copyright. Iniziamo ad andare. Allora, warp personali. Hai detto? O pagate la nostra agenzia. O pagate l'agenzia. Ah, ecco. Mi sembra tutti giusto. Fa la, il mio avvocato. Allora, andiamo. Ecco. Guardate che bello. Il mio avvocato da sola. Il warp personali, armi personali. Guardate che bello. Chi se lo ricorda, lo feci vedere un po' di tempo fa. Allora, ogni volo, vede anche che ne ho aggiunte di stanze. Allora, per scusa, la... Scusa, David, se questa di chi è? Questa. Ci spudere un occhio. Puh! Allora, andiamo avanti. Di un traditore. Guarda. Chiuso. Lui lo saprà. Forever alone. Allora, iniziamo con un nostro amico. Mi ha fatto due balle così che devo far vedere la sua arma. Allora gliela facciamo vedere. Buonanotte. Rompiamo. Per primo, guarda che bravo. Primi due. E ora. Non posso, sei stronzo. Non posso più. Non sei oppata. Schifo. Sacrilegio. Ragazzi, cosa. Vedremo l'arma di Matt Destroyer. Eccolo qua. Bella. Bella, bella. Qui c'avevo poco spazio per fare il tutto, però. C'avevo poco spazio. Lol. Allora, Suzzi, leggi il cartello qua sopra, che è un po' piccolo, un po' compatto. Faccia vedere. Leggi. Arma di Matt Destroyer. Di Matt Destroyer. Che Matt Destroyer. Sembra arabo. Di Matt Destroyer. No, non è arabo Matt. No, ci credo. No, no. Ma scritto Matt Destroyer nel TS. Attenzione. Ma appena scriviamo Matt, poi ma scritto dica. Dopo dica. Aspetta, ho un'idea, posso? Dica. Attenzione. Un attimo. Buddy was moved to your ciao channel. Matt. Ciao. Abbiamo sentito nel video. Posto, abbiamo finito, chiuso, arrivederci, buonanotte. Finisce qui, la cosa più epica del mondo. Vabbè, intanto tutto sto cazzeggio non abbiamo fatto neanche vedere l'arma, ovvero la Destruction M. Destruction M, cioè istruzione. Ma sì, dai, arma personale che mette destroyer. Poi, seconda arma del giorno è di Wither Fede, che mi ha inviato uno d'altro dei primi che mi ha inviato l'arma. Ok, pronti? Boom! Wow. Carina! Quella... Stanno attenti a questa, eh? Suzzi! È il tuo compito, vai! Ma che ci sono? Sono delle Master Ball. Ma va! Tremata la potenza di un Wither. Dovunque passa restano i buchi. Fai la risata, su. Oddio, sembra E.T. Allora, ed è il Witheratore. Stiamo attenti ad usare questa griffa. Questa Azzo. Griffa. Lanciaraggi distruttivo di Wither Fate. Stiamo attenti, questa fa male, eh. Questa fa male. Diciamo che è ignorante. Questa è molto ignorante. E come... Poi diteci se ve l'hanno accettata poi su WGF anche. È vero, se l'avete anche voi ormai. Su WGF o su altri server, ditecelo magari nei commenti. È vero, un po' di curiosità, è un po' random. Allora, ultima arma del giorno è l'arma di X-Aidas, è sempre del WGF, me la inviò a ori e ori fa. E questa lo so, per certo che ce l'ha nel WGF. Questa ce l'ha, quindi per esclusiva noi vedremo la sua arma personale. Vabbè, noi gliela chiediamo lo stesso se ce l'ha ancora e se si trova bene. Mi piace bene, troppo a me questo bunker, a me piace un casino. Suzzi? A me no. Ci sono, allora.
Manco la TNT potrebbe eguagliare tale potenza. Putienza, quindi... dov'è l'hai di putienza? Dove l'ha letta? Bisogna rendere figo. Quindi reggiti forte, chiaro, e usa quest'arma di questo qui. Excitas, questo qui. No. Skills Crusher, eccola qua. Per ora ne faremo solo vedere tre. Però ragazzi, siete onorati che ognuno di voi ha un bunker in questo posto e resterà fisso, a meno che non fate gli stronzi. Tranne uno che perché gliel'abbiamo cancellato. E un altro che lo vedremo più avanti. Ha flammato. È stato stronzo sotto i video, l'ho anche bloccato. Che schifezza. Allora niente, andiamo al Warp Arena e vediamo un po' queste armi. Ovviamente tranne il guiteratore, perché sai com'è. Vorrei tenermela la arena. Andiamo nel mondo normale e lo famo. Allora niente, andiamo, esploriamo il mondo. Siete arrivati tutti qui, siete contenti che siamo arrivati per provare finalmente queste cavolo di armi? Mamma mia! Allora, prima arma di Matt Destroyer, tutti senza creativi. Attenzione! Ti serve il tester. Ma gli metti l'armor almeno? Allora, dobbiamo appurare il vero, la vera potenza dell'arma. Ci serve la sua pelle e ossa. Pronto? Aspetta che mi giro, vada. Non è che ti volevo prendere da dietro però io, che ti giri qua. Ma lui ti vuole dare il sedere, vai. Ah ok, girati, vai, non guardare. La protezione. Non ti conviene guardare. Dai pecorella, no, vai. Vada. Ah però, la potenza. Hai dolore. La potenza. Madonna se ti fa male su te. Ma un pochino. Ai ai ai. Non è morto. Vabbè dai, non è morto. Matt, questa è la tua arma. Chi se lo scorda? Era qui quando l'abbiamo fatta, se non sbaglio. Diamo la vita a su, tipo. Ora provo io quella di Idas contro di te. Perché io? Perché sì? Non ho fatto niente io. La Skull Crusher, non volevo provarla io, onestamente parlando. MTS. Piano, con calma, piano. Piano. Aia! Aia. È un colpo ti ho dato. X Fa un po' di danno. È leggermente OP. Ma proprio vabbè, leggermente OP. Qualcuno lavara anche un po' di oppata. Probabilmente in VGF non ce l'hai così. Mi sa perché. Ne sono un po' convinto che VGF sia un po' più debolina. Comunque, allora. Sono arrivato, Sti cavoli. Non sono mica arrivato, eh. Che entrambi gli esciutati. Ma che figata è. Ha fatto una strage. Ma è bello anche l'effetto. Mi piace l'effetto. Vabbè che io vedo Pokéball, però va bene. A me l'effetto mi piace, guarda che bello. Guarda Suzzi. Stiamo qui tutto il giorno. Guarda, carina. Ricordiandovi. Buona palle. Si scarica 100 colpi. Va a vedere quanta. Vabbè, la ricarica mezzo secondo, vabbè, troppo OP, dai. Ma l'hai fatta tu, No. No, è vero, l'ha fatta lui, ma tu non l'hai modificata per niente, no? Era già a posto. A meno che non facciano laggare, lascio stare io. Ok. Ultima arma che dobbiamo vedere, cioè l'arma di Witherfede, il Witheratore. Vediamo un po' quanto danno fa. Mezzo sti creeper. Ma dove siete? Ah. Però. Beh. Bella madonna. Beh. La voglio provare anch'io, pronti? Via. Oddio, spammabile. Attenzione. No, un colpo adesso gli ho dato l'ignoranza loro, proprio. Miseria, che cratera. Madonna. Perché qui i mob sono fermi? È leggermente distruttiva. Ma quando ti vuoi sfogare questa è perfetta, è leggermente distruttiva. Tutti? Ma leggermente. Tester. Sì. Tester. Sì, ci serve un tester. Dobbiamo appurare la vera potenza di quest'arma. Ecco. Tanto faccio segno dalla croce. Prega. Può procedere. Aia! È forte. Che faccio un po' male. È forte. Un pochino. Secondo. Vabbè, ma lo vedevamo anche da lontano che era forte, non serviva usare il suzzi, poverino. Beh, no. È il collaudo, no. Adesso è passata al collaudo, adesso funziona. Approved. Approved, funziona. Approved, vai. Approved. Mi piace. Qui una volta c'era una foresta, una volta. Cioè una volta qui era tutto verde, come i vecchi, no? Una volta qui era tutto verde, nei tempi quando ero ancora giovane era tutto verde. Ok, dopo questo momento di cazzata. Allora, è tutta la nonna, ragazzi. Momento di tosse. Suzzi, torna a farci compagnia qua, per favore. Ah, sono già io qua. Non ti vedo. Venite, ragazzi. Guarda che bel voragine che ho fatto. Sono qua, guarda. Che buchi della madocina. Secondo me la guiteratore le piace a lei.
Secondo me le piace, no, non vorrei mica dire. Dici, la voglio secondo me invece a me ma ho questo leggero intuito. E vabbè. E Wither Fede. Vigliacca. Quindi ragazzi, le armi di questa volta sono l'arma di Matt Destroyer, l'arma di Wither Fede e l'arma di Xidas. Vi lascio i nomi e il nome delle armi sotto nei commenti. Nel caso siete curiosi di vederlo. Ma anche questa di Matt non è male, mo che la provo. È carina comunque, ci abbiamo messo un pezzo a farla, eh. Poi mi piace l'effetto suono, però mi piace il suono a me, i miei gusti personali. Ludi, perché sennò io continuo. Qui stiamo nella mezza giornata, tipo domani il mondo non esiste più, lo dovrò ricreare da zero, perché lei secondo me sta con la guida eratrice, sta qui nella mezza giornata. No vabbè, spegni il server. Beh, quindi diciamo ragazzi, tutto pulito, diciamo. Eh sì, direi queste diciamo armi. Tutto pulito adesso. Che miseria. Ragazzi, spero che vi possa essere piaciuto, me l'avete richiesto in tantissime volte di vedere le vostre armi. Ci abbiamo accontentato, faremo altri video per far vedere le vostre armi, quelle che mi avete inviato, ve l'ho detto che non mi scordavo, ve l'avevo detto, non mi credete mai, cioè, sono andato a fanculo. Comunque ragazzi, vi ricordo di lasciare il pollice su per questo video, vi ricordo di non lasciare se non vi è piaciuto questo video, commentatelo, condividetelo dovunque, anche al cesso mi raccomando, e niente, se avete delle armi personali che volete far vedere o comunque farmi un parere, anche che cazzo ne so, scrivetemelo o nelle mie creazioni in descrizione o su Facebook. O Facebook, l'avevo detto, lo so, ma allora, bisogna ribadire. Intanto sto spammando, sì, intanto mi sta sparendo il mondo, intanto vedo il mondo sparirmi davanti. Mi sa che non lo vedi più. Madonna, cioè, quest'anno che finisce il mondo. Vabbè ragazzi, possiamo dire che è finita, chiudo, anzi chiudo in diretta, toh. No, ecco. No, non puoi. Ci mette un po' a chiudere il server. Ci mette un po'. No, ci sono ancora le bombe qui. No, ti prego. No, l'ho fatto crashare. L'hai fatto crashare, vergognati. L'ho che fatto crashare. Che brutta persona. Che se brutta l'ho persona. L'ho fatto crashare io, l'hai fatto crashare tu. Pensavo che si stoppava. Forse ho sbagliato a settare qualcosa. Che schifo. LOL. Ciao ragazzi! Muoio. No, si è stoppato. Ce l'ho fatta finalmente. Allora non ho sbagliato. Vediamo.